Oggi vi presento una ricetta che attendevo io con ansia da tanto tempo perché non sono mai riuscita a prepararla e sono finalmente contenta di presentarvi i miei Nicuman. Vi dico i miei perché non sono bellissimi, non sono come quelli giapponesi, nel senso che sono un po' più schiacciati, cioè sono venuti un po' brutti insomma. Però erano identici come sapore perché comunque io l'ho assaggiati in Giappone e la soddisfazione è stata veramente grande. Quindi vi presento gli ingredienti dei Nicuman e il procedimento. Allora, prima di tutto prepareremo l'impasto per i Nicuman. La prima cosa da fare è filtrare l'acqua dove abbiamo mollato gli shiitake. Aggiungiamo ora dell'acqua per arrivare a circa 70 ml. Ora prendiamo una boule di vetro e mettiamo prima di tutto la farina, il lievito di birra, il baking powder, lo zucchero, un pizzico di sale e l'olio di sesamo. Diamo una mescolata. E iniziamo a mettere il liquido dei funghi. Ora lavoriamolo con le mani. Se dovesse risultare un po' troppo appiccicosa, spolveratela con un pochino di farina, giusto per pulirvi le mani. Quando sarà abbastanza liscia, trasferitevi sulla spianatoia o sul piano di lavoro. Mettete un po' di farina sul piano di lavoro e ammassate. Fate questo lavoro per 5-6 minuti, aiutandovi con il peso del corpo. Se diventa appiccicosa, rimettete un pochino di farina sul piano di lavoro, questo vi può aiutare, ecco. Dopo aver lavorato il panetto per 5-6 minuti, averlo reso abbastanza liscio, rimettiamolo nella ciotola, copriamolo con della pellicola e mettiamolo in un luogo caldo per circa mezz'ora, tre quarti d'ora. Potrebbe andare bene o vicino al fuoco, al caminetto se lo avete, oppure magari dentro un forno con la luce accesa. Occupiamoci nel frattempo del ripieno. Iniziamo tritando gli shiitake, mi raccomando, molto finemente. Io ne ho usati 4 perché sono molto piccoli, ma potete usarne anche 2 se ve ne capitano di più grandi, insomma. Il
in un'altra ciotola possiamo iniziare a mettere tutto quanto, tutti quanti gli ingredienti per il ripieno, la carne macinata e la foglia di verza. Io ho usato la verza, se avete il cavolo cinese va benissimo, oppure il cavolo cappuccio. La verza l'ho cotta a vapore per una decina di minuti e poi l'ho tritata molto finemente. Siccome era un procedimento abbastanza semplice, ho voluto evitarlo nel video per non allungare troppo e quindi l'ho cotta in quel modo. Aggiungiamo poi il cipollotto e lo zenzero che ho tritato finemente, anche questi. Del cipollotto ho usato la parte bianca. E lo zenzero invece l'ho tritato molto finemente dopo averlo spellato. Gli shiitake, la fecola, lo zucchero, la salsa di ostriche, la salsa di soia, 5 spezie, un pizzico di sale e una macinata di pepe. E mescoliamo. Va meglio con le mani. Dopo aver mescolato bene con le mani, appiattitelo sul fondo e dividete questo ripieno in quattro, perché per quanto mi riguarda la dose è per 4 Nicumanne. Ora, con le mani un pochino unte per aiutarvi, prendete un pezzettino alla volta degli impasti e fatene una pallina come se fosse una polpetta e mettetela da parte. Dopo che l'impasto sarà lievitato, diciamo che sarà raddoppiato di volume, possiamo togliere la pellicola e rimetterlo sulla spianatoia. Dopo averla riammassata di nuovo, facciamone un piccolo salsicciotto e dividiamola in quattro. Ora prendiamo le palline una alla volta e facciamone delle palline. Scusate, prendiamo i pezzettini di massa e facciamone delle palline e mettiamole su una spianatoia, perché dovranno riposare per altri 10 minuti sotto un panno umido. Bene, passati 10 minuti, prendiamo una pallina alla volta, gli altri lasciamoli in umido e allarghiamola prima con le mani e poi aiutiamoci con un matterello. Mettiamo l'impasto, la polpettina di prima all'interno e iniziamo a chiudere il Nicuman. Mettiamolo su un foglietto di carta forno e finiamolo tutti quanti.
Adesso possiamo andare al fornello dove avremo già messo a bollire l'acqua per la cottura al vapore. Bene, l'acqua bolle già da un pochino, quindi il nostro cestello è ben caldo. Ora spegniamo il fuoco, apriamo il nostro cestello per la cottura al vapore e mettiamo il Nicuman al suo interno. Il mio cestino è piccolino, ne contiene solo due, forse è meglio addirittura uno. Comunque teneteli abbastanza separati l'uno dall'altra, mettete il coperchio e lasciate lievitare per altri 20 minuti. Passati 20 minuti riaccendiamo il fuoco. Alla massima potenza, aspettiamo che arrivi a bollore e poi abbassiamo la media. Ok, è arrivata a bollore, quindi abbassiamo il fuoco e lasciamo cuocere per 15 minuti. E E dopo 15 minuti di cottura potete spegnere il fuoco e potete prenderli, mangiarli caldi o anche tiepidi, insomma, vedete voi. Ecco qui quindi i Nicuman. Non sono bellissimi, non sono proprio facilissimi da fare, però vi posso assicurare che sono veramente buoni. Allora, come avete visto, il procedimento e gli ingredienti sono un po' particolari. Ci vuole un po' di pazienza, ci vuole un pochino di tempo, però vi posso assicurare che il risultato è eccezionale. Sono veramente buonissimi, io li adoro. Per quanto riguarda gli ingredienti, c'è bisogno di qualche ingrediente un po' particolare, ma potete trovarli tranquillamente online. Fidatevi perché io ho acquistato già tante volte online su questi negozi, ve li metto i link nell'info box, così potete regolarvi voi per quanto riguarda i prezzi, per quanto riguarda le spedizioni. La qualità è buona. Io ho usato questi diverse volte questi negozi online, scusate, e se avete bisogno anche di qualche chiarimento, se avete bisogno di qualche info, potete chiedere tranquillamente. Quindi per qualche ingrediente c'è bisogno magari di cercarli online, perché non è facile reperirli nei negozi normali che si trovano in città, però vi posso assicurare che vale la pena. Quindi se vi organizzate e se li fate, varrà veramente la pena. Mi raccomando, fatemi sapere se li fate perché sono veramente una soddisfazione sia per me che per voi. Mi raccomando, se vi è piaciuto mettete mi piace al canale, al video, iscrivetevi al mio canale per non perdere tutte le prossime video ricette e mi raccomando, partecipate al giveaway che dura soltanto fino a domenica, mi raccomando, quindi un bacione grande e alla prossima video ricetta. Ciao!